Di nuovo il più cordiale ben interconnessi giunge a tutti quanti voi da parte mia, Roberto De Angelis. Questa è la Roma. Riabriamo. Che cos'è? So, Biscardi 2? No, riabbiamo il 2 delle meraviglie, sperando che il collegamento regga. Gloria Vaida, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Roberto, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a Chiara Ivone, direttore Gazzetta Giallorossa. Buon pomeriggio. Ok, allora. Corriere Giallorosso. Corriere Giallorosso. Corriere Giallorosso. Che ho detto? Cosa ho detto? No, Gazzetta. Ah no, Gazzetta, Corriere Giallorosso, ok. Giusto, scusa Chiara, io poi per cambiare nomi alle persone e alle testate giornalistiche sono fatta apposta. Parliamo della Roma, abbiamo determinati minuti oggi. Allora, cominciamo da ieri sera, da Roma-Lecce. Abbiamo superato il turno, ce la vedremo con l'Inter nella prossima partita di Coppa Italia. Io però non sono contento, perché dopo che ho visto una Roma molto negativa nel primo tempo, ho sempre la perplessità, il dubbio, la paura che poi quando scendono in campo, magari pure sabato, domenica contro l'Empoli, questi con quale testa scendono in campo? Perché per me non sono limiti tecnici, quella è volontà che manca, o mi sbaglio io? Inizia Gloria. Guarda, io ieri ho visto la partita, il primo tempo ti do ragione, e nel secondo tempo mi sono focalizzata su Odiera e su Abraham. Ripeto quello che ti ho detto a te la scorsa settimana: Abraham ha bisogno di una spalla, tant'è vero che giocando insieme accanto a Zaniolo, Abraham era un'altra persona ieri, e Odiera mi ha anche, non lo so, ne parlavo stamattina con Marco Follese, mi ha dato l'impressione che stando vicino a Cristante sta prendendo il brutto vizio di Cristante. E, non lo trovo nel suo ruolo adatto. Cioè Gloria, il brutto vizio di Cristante ruolo. Quale sarebbe però? Diciamolo pure alle persone. Prende che lanciava. Cioè il pallone prende, lo lancia, qualcosa succederà praticamente. Sì, prima o poi qualcuno lo prenderà. E da quello che so Oliviera non è così, e ieri mi è sembrato di non vederlo nel suo ruolo, però mi riservo di vederlo nelle prossime partite per dare un'opinione più chiara, più a proposito di più chiara. C'è Chiara, a Chiara diciamo che ecco. È una Roma dalle due facce, però rimaniamo molto perplessi, perché se non hai compagini come il Lecce, che poi alla fine superi, hai una squadra degna del nome come avversaria, qui sono dolori, perché se scendono con quella mancanza di concentrazione, perché per me non sono né limiti tecnici né fisici, è una questione di testa, o mi sbaglio io Chiara? Guarda, allora, innanzitutto io credo che la Roma non sia una Roma che in questo momento possiamo dire che è una squadra che sia ai livelli di Mourinho, nel senso che ci sono attualmente tante di quelle pecche che mi sembra di vedere sempre la stessa Roma, la Roma di Fonseca, la Roma di quell'altro, la Roma di Garcia. Cioè veramente rimane sempre con la sua identità, ma purtroppo questa identità è sbagliata, perché abbiamo visto che questa identità che si è cucita addosso da 11-12 anni purtroppo non è riuscita più a togliersela. I passaggi indietro, ma perché passaggi indietro? Cioè la palla non può mai andare avanti? Stiamo sempre a vedere il discorso del tic e tocca, la palla torna indietro? Cioè a me sinceramente di una squadra così, che è poco offensiva, perché in realtà non è tanto offensiva la Roma, no? Sì. No. Quindi non è né offensiva, Non è né offensiva né tantomeno manovriera a centrocampo, questa è la realtà dei fatti. Sì, questo è. Quindi io sinceramente vorrei vedere una Roma con una sua identità, un'identità nuova, cosa che non riesco a vedere neanche adesso, ma non credo che sia responsabilità dell'allenatore, ma di alcuni elementi, tra cui Tristante, che giustamente appoggia pieno quello che dice Gloria, che non dà equilibrio, cioè lui che sta in quella posizione dovrebbe essere il perno centrale della squadra, ma in realtà dà più sicurezze che certezze. Però Chiara, quindi, Cristante non può essere il perno centrale, perché non ci scordiamo che nell'Atalanta era un trequartista dietro le punte. Tutti questi adattamenti poi non funzionano a lungo andare.
Lo so, però ci sono giocatori che si adattano, lui purtroppo non si adatta, non si è adattato, io non ho mai visto brillante ragazzo, quindi io credo che noi dall'Atalanta abbiamo preso soltanto purtroppo materiale non scadente, valido, valido. Guarda, posso dire una cosa, quando Chiara diceva il perno della squadra, no? Cristante potrebbe essere il perno della squadra, secondo me invece non è lui, secondo me i perni della squadra sono due, uno è Lollo, è Pellegrini, e l'altro è Mkhitaryan. Ieri Mkhitaryan ha fatto una partitone incredibile, ha sbagliato un gol davanti alla porta, proprio vabbè, ci può stare, però secondo me i due perni della squadra della Roma sono Pellegrini e Mkhitaryan. Senza quei due la squadra non funziona, cioè non va in offensiva, e sono d'accordo con Chiara per quanto riguarda l'allenatore, cioè io non do colpe a Mourinho, l'unica colpa che posso dare a questa squadra è non precisamente alla squadra ma alla società e soprattutto al direttore sportivo, è il calciomercato, cioè per avere la squadra che io desidero e desidera anche Chiara, bisogna avere dei giocatori validi che possono intendere bene il gioco di Mourinho. Questi alcuni giocatori della Roma che stanno giocando adesso non sono capaci, punto. Questa è la situazione. Purtroppo è vero che è così, ma il discorso è un altro. Io per esempio ieri, vabbè, sono contenta del risultato, però dico la verità anche. Se ogni squadra che affrontiamo deve essere Real Madrid, ragazzi miei, cioè non vogliamo parlare. Cioè c'è sempre paura dell'avversario, che sia Lecce, che sia Juventus, che sia Inter. La paura è sempre la stessa. Sì, sì, anche perché Lecce ieri sera si era presentato pure bene con un valido schema di gioco. Cioè non gli si poteva di niente a questo Lecce, pure che sta in Serie B. Hanno segnato per primi. E oltretutto in Serie B sta facendo un ottimo campionato, ha perso una sola volta, deve recuperare una partita, sta a 4 punti dalla capolista, quindi tanto scarsina come squadra non mi pare. Non è tanto quello, ma io dico però il livello, comunque stiamo parlando dei livelli di squadre che perlomeno, cioè più o meno la Roma sono sempre stessi, nel senso che anche se ci fosse stato un avversario o meno, cioè anche l'ultimo della classifica, per la Roma sarebbe stato lo stesso avversario e con paura. Non ho mai visto comunque una Roma abbastanza aggressiva, mai. Chiara, ma che idea le altre squadre? Come tifosa e come giornalista, che idea ti sei fatta? Una mancanza di concentrazione, di testa, limiti tecnico-tattici, nel senso che più di questo sti giocatori non possono dare, oppure c'è un altro male oscuro che noi non riusciamo a comprendere? Guarda, io mi auguro che non ci sia nessun male oscuro di quelli dei soliti che conosciamo noi, perché a quel punto alzo le mani e dico a Roma tirate giù la serranda e andate a fare un altro tipo di mestiere, perché alla fine non puoi avere sempre come punto di riferimento o di cosa che la colpa è sempre da allenatore. Secondo me è proprio la qualità del materiale umano che non va, ragazzi, non va purtroppo. È per quello che per avere Mourinho come allenatore tu gli devi dare, no, dei giocatori che sappiano apprendere bene quello che Mourinho vuole dalla squadra. Con questo materiale umano che ha. Infatti lo sbaglio è stato quello: prendi un allenatore come Mourinho, ma non gli compri il materiale che. Esatto, è quello il problema. Il problema è quello, punto. Non c'è, perché di giocatori validi da Roma ce l'ha, ma tu li puoi contare su una mano. Zaniolo, Pellegrini, aiutatemi perché non me ne vengono in mente altri. No, è difficile trovarli. Quando rientrerà Spinazzola, sperando che rientri, io spero che rientri al 50% di quando ha giocato gli europei, almeno quello. Però Spinazzola, Pellegrini. Pensateci una cosa a proposito di Spinazzola, perché sennò poi mi dimentico. Spinazzola si infortunia e la nazionale crolla.
Spinazzola si infortuna e a Roma crolla. Qualche motivo. Ci sarà pure qualche motivo, no? Anche perché Mourinho ti ha detto che praticamente se gioca le ultime due partite del campionato è un miracolo. Io ho capito questo dalle sue parole. Ma io so che Spinazzola dovrebbe rientrare come previsti, come tempi previsti, perché so che non so se già l'ha fatto o lo sta per fare. Comunque il medico che l'ha operato faceva l'ultimo controllo, per quello che io so dovrebbe rientrare verso febbraio. Ora, in che modo è brava, come rientrerà? Non lo so, non lo sappiamo perché non l'abbiamo visto, non l'abbiamo visto, cioè l'abbiamo lasciato dagli europei. Non sappiamo in quale condizioni, anche perché si dovrà amalgamare con il resto della squadra, no? È chiaro. Dovrà trovare gli schemi, le posizioni e via discorrendo. Però quello che io stavo dicendo è che come materiale umano, talenti, la Roma ce ne ha pochissimi. Allora, se tu basi una squadra solo su quei talenti, però intorno gliela devi comunque costruire una squadra. Certo. Invece noi abbiamo questi talenti, in più abbiamo i gregari, no? Quelli che gli vanno dietro. E in questa condizione come fai ad affrontare, che ne so, delle squadre come diceva Chiara, tipo il Milan, l'Inter, la Juventus? È chiaro che parti sempre da una base inferiore, poi c'è la volta che ti può dire anche bene, però il più delle volte ti dice male. La debacle contro la Juventus in 9 minuti ce l'abbiamo ancora davanti agli occhi, non è che l'abbiamo cancellata perché abbiamo superato un turno preliminare di Coppa Italia. Tu vincevi 3-1, certo, li avevi messi sotto e poi 4 gol in 9 minuti. Ma che davvero, siamo in Serie A, non siamo all'oratorio. No. Diamine. Chiara, esatto. Chiara, a proposito di giocatori che rientrano agli infortuni, che passa nella testa di Zaniolo? Se è la testa poi, oltretutto, perché noi non riconosciamo più il giocatore che avevamo prima. Ma che avete visto? Ma che partite vedete? Aspetta un attimo, fa rispondere Chiara. Forse perché si è tagliato i capelli. Sì, stava meglio con un altro taglio, è vero. No, però il modo di giocare, parlo, è più egoista e soggettivo come dicono, o c'è bisogno di recuperarlo ancora meglio? A chi lo chiedi? A questo punto, se Chiara è scomparsa, lo chiedo a te. Intanto comincia te, Gloria. Io non sono d'accordo, nel senso che io vedo Zaniolo sempre in forma. Quindi non è un problema Zaniolo, è che gli sta intorno che non lo fa diventare Zaniolo. Cioè, se tu dai la passi la palla al centrocampo a Zaniolo, Zaniolo ti fa una volata incredibile, smarca tutti, è lo Zaniolo di sempre. Se poi lo vedi che è intubato, fermo, bloccato da tutti gli altri e nessuno gli dà la mano, dei suoi colleghi, dei suoi amici, compagni di squadra, questo più cioè i miracoli ancora non li fa, voglio dire. Però io non vedo cioè tu praticamente rivedi lo stesso Zaniolo di prima degli infortuni. Chiara invece come lo vede Zaniolo? No, Chiara è sparita. È sparita Chiara. Allora sto richiamando. Vediamo se riusciamo, perché vedevo che andava e veniva il collegamento, poi a un certo punto non l'ho sentita più. Se ci riusciamo sono contento. La sto chiamando, vediamo se risponde. Comunque io non vedo, ieri Zaniolo ha fatto un partitone, ragazzi, a me è piaciuto tantissimo. Cioè, so quei talenti che è il talento, punto. Però poco da fa. Certo, se gli metti accanto compagni di squadra che se perdono un bicchiere d'acqua, quello che può fare? È vero. Non può fare miracoli. Comunque, il banco di accuse è questo: che gioca troppo per lui e poco, molto poco per la squadra. Ma per forza gioca per lui. Ecco, con chi si mette accanto? Cioè, non si fida, secondo me non è che non si fida. Dice tanto vale che provo almeno io, perché se la passa, guarda il gol che si è mangiato Mkhitaryan si è mangiato un gol su un passaggio indietro di Zaniolo. A quel punto
Zaniolo dice ok, allora invece di passarla a lui era meglio che tiravo io. Forse sì, dire, sarebbe no? stato È un meglio in esempio. Quell'occasione. Oh, vediamo un po', Chiarivone è stata recuperata o ancora è desaparecida? Sta ancora desaparecida. Allora intanto andiamo avanti. Ieri sera poi, altra situazione alquanto complicata, è che dei giocatori giocavano fuori ruolo, secondo alcuni che ci hanno chiamato nella prima parte della trasmissione. Si riferiscono a Maitland Niles, detto più Niles perché il cognome è più corto, la forma è più corta, perché Niles sarebbe una forza a centrocampo. Se tu lo utilizzi sempre come terzino aggiunto, è chiaro che a centrocampo perdi un valore. Come la vede Gloria? Certo, sì, anche perché a centrocampo fa acqua da tutte le parti, con Cristante, sì, dovrebbe giocare nel ruolo, nel suo di ruolo, almeno provaci, no? Anche perché Nails e Oliveira sono stati presi proprio per fare diga e ricostruzione al centrocampo. Esatto. Cioè, se io mi tengo Vigna in panchina e utilizzo Nails come una volta a destra, una volta a sinistra, è chiaro che lui l'apporto lo dà perché ha giocato anche in 4-5 ruoli diversi. Però al centrocampo si spegne qualche lampadina. Cioè, io prima di inserire Cristante come perno centrale, forse ieri sera avrei messo Nails dal primo minuto. A centrocampo, sì, chiaramente. Sì. Io devo dire una cosa che ho visto la prima partita di Oliveira e mi ha fatto un'ottima impressione perché l'ho visto inserito ed è una cosa che è impressionante, no? Quando un giocatore viene in corsa, diciamo, no? Perché il calciomercato di gennaio è in corsa, no? Perché gli altri, certo, i giocatori che vengono poi alla Roma già hanno fatto alcune partite in altri campionati, per cui sai, adattarsi di nuovo a una nuova città, una nuova lingua, un nuovo tipo di gioco, nuovi compagni, nuovo allenatore, non è semplice. Invece io ho trovato che lui si è adattato subito e questo mi fa ben sperare. Però ti ripeto, non è anche un giudizio, un'opinione su questo giocatore la darò fra 2 o 3 partite. Però già bisogna attendere, ma se il buongiorno si vede dal mattino, Gloria, ci siamo. Esatto. Esatto. Poi sai che io ho quest'occhio strano, no? Però io sei d'accordo con me che pure Niles sta sulla stessa scia di Oliveira, nel senso io l'ho visti positivi di entrambi. Sì, però è molto più convinto, se vogliamo usare questo termine, sì. Oliveira. Molto più convinto. Sarà il vero capitano della Roma, l'uomo guida della Roma, l'uomo che Mourinho mette in campo come se fosse lui? Oliveira dice? Sì. Sì, diamogli ancora un po' di tempo però. Sì, vabbè, chiaro che adesso ancora sono le prime però sensazioni. Però si vede che, sai cosa ho notato di lui in queste 2 partite, perché 2 ne ha fatte, è un trascinatore, Questo fuori discussione, è vero. E soprattutto tenta di motivare tutti i suoi compagni, perché va a dire a destra a manca come devono mettersi, che cosa devono fare, cioè, quindi sì. È un uomo guida, quello che mancava alla Roma fino a qualche settimana fa. Mi dà un po' l'idea, no? Del Daniele De Rossi più o meno faceva la stessa cosa, sì, no? Con le dovute differenze, chiaramente. Sì, cioè, ovvio, certo, però Daniele De Rossi era l'allenatore in campo. E Oliveira, se in queste 2 ultime partite che ha fatto, mi ha dato quella impressione. Quindi per me voto 9 per il momento. Sì, per il momento è 9. Niles forse qualcosa di meno, perché come terzino non rende come centrocampista. Cioè rende bene, ma a centrocampo sarebbe, non dico un fulmine di guerra, però un tizio che farebbe diga davanti alla difesa e ricostruirebbe l'azione. Ce ne vuole, ci vuole un centrocampista di quel genere, perché il club dei trequartisti purtroppo è naufragato, in quanto poi, come avete detto bene voi, sia te che Chiara, abbiamo Cristante che poi non si adatta fuori ruolo, ci prova, dà il massimo, ma più di quello non può rendere. Quindi è chiaro che servono
tra virgolette, detto in parole povere, altri mediani e meno trequartisti, perché a noi mancano i veri mediani. Questo è il punto della situazione, no? Sì, sono d'accordo. Oh, la E secondo, se, no, secondo me l'errore che ha fatto la Roma come squadra, come società, scusa, è quella di vendere, di dare in prestito Calafiori. Secondo me è stato un errore. Pure È secondo da me. una parte. Da una parte è stato un errore, dall'altra invece. No, perché non giocava come, insomma, con frequenza e quindi un po' si perdeva, però ha bisogno di giocare, per cui il passaggio al Genoa per lui Beh, è anche perché fondamentale sono un perché prestito, cresce. non è che c'è diritto di riscatto, obbligo di Sì, riscatto, quindi. no, no, sì, ho capito, però voglio dire, per lui è un vantaggio, no? Perché Sì. giocherà, quindi si trasformerà. Però per la Roma è una mancanza, io l'ho notata, Come no? no? Perché se Noi Vigna non sta se ti bene, quindi. ricordi, io e te speravamo molto nel duo Calafiori-Spinazzola a sinistra che davano una garanzia Esatto, eccezionale, no? bravo, Vigna, bravissimo, guarda, sì. Vigna, io non posso dire nulla a Vigna, però è un buon terzino, è un buon rinforzo, mettiamola così. Ma alla fine è da centrocampo in su, abbiamo sempre gli stessi identici problemi. Prendiamo difensori Esatto, che vanno esatto. bene da centrocampo in su, ma chi copre, chi difende? Esatto. Io le partite che ho visto di Calafiori lo vedevo sia in difesa che in attacco. Sì. Come terzino, Anche perché Calafiori e Spinazzola si completavano, se andava avanti l'uno copriva l'altro e se andava avanti eh? Sì. l'altro copriva. Esatto, perfetto, esatto, è proprio quello che volevo. Allora, guarda, mentre stavi dicendo questo, mi è venuta in mente una cosa, che probabilmente anzi, te lo do quasi per certo, Sì. il prestito che è stato fatto a Calafiori fino a giugno è perché lui cresca e quando ritorna, con Spinazzola in forma, tra lui e Spinazzola non ce ne sarà più per nessuno su quella Si fascia. spera che Quindi, andrà così perché questo è il progetto, vero? no, Vero. no, perché sì, secondo me è questa la conclusione nei piani alti, diciamo così, che hanno fatto. Spero che sia questa. È proprio è questo progetto futuro, no? Perché quando poi a settembre ricomincerà il campionato, agosto, settembre ricomincerà il campionato. E tornerà Calafiori con più consapevolezza di sé, e Spinazzola sarà in grado di essere lo Spinazzola degli europei, su quella fascia non ce ne sarà per No, nessuno, difatti. perché Spinazzola andrà sull'offensivo e Calafiori sul difensivo, Sì, quindi possono su quella intercambiare, fascia sì, non. reciprocamente possono scambiarsi i ruoli in una maniera eccezionale rispetto ad altri giocatori dello stesso ruolo. Io almeno l'ho vista così in Bravissimo. qualche cosa. Sì, Gloria, io noi, penso che sia ascolta, questo Gloria, progetto. ci dobbiamo Dimmi. fermare un minuto per un annuncio di comunicazione sociale e poi riprendiamo subito, tu non agganciare, ok? Grazie Gloria. Perfetto. Allora, eccoci qua di nuovo in linea dopo il comunicato sociale della Lega del Filodoro, anzi in favore della Lega del Filodoro. Mi dice Manuela che non esiste solo questa associazione, chiaramente ne esistono tante, sarà a voi la scelta e capire quali sono le vere finalità. Andiamo con Gloria Vaida perché Chiara Ivone purtroppo è irraggiungibile. Andiamo verso Empoli-Roma e poi andiamo alla chiusura. Oggi è una situazione molto sintetica di questa della Roma. Empoli-Roma fiduciosa, dubbiosa oppure sei dubbiosa solo sulla tua Roma e non sull'Empoli? Allora, voglio farti una precisazione. L'ultima volta ci siamo sentiti, mi hai fatto la stessa domanda con Roma-Cagliari. Ti ricordi cosa gli ho detto? Dalla sconfitta con la Juventus, la Roma prenderà forza e farà. Non avevo timore sul fatto che avrebbe vinto contro il Cagliari. Te lo ricordi? Sì. No, ok. E ti dico la stessa cosa oggi, per domenica. A maggior ragione dopo aver visto le partite Roma-Juventus e Ma Roma-Lecce. soprattutto perché si sta piano piano, perlomeno per quello che ho visto io,
per la mia visuale, si sta mano a mano creando la Roma che desidera Mourinho. Con l'arrivo di Oliveira, secondo me il volto della Roma è cambiato tantissimo, e quindi sarà una bella partita. Speriamo che lo sia, soprattutto che la Roma possa farci vedere come gioca. Io non dico che deve giocare in maniera spumeggiante, però che debba giocare sì. Perché guarda, ieri 30 minuti del primo tempo sono rimasto interdetto perché nemmeno sapevano dove dare la palla, cioè l'ABC del calcio, ragazzi. Io guarda, dopo anni e anni, anni che seguo la Roma, ho visto delle partite eccelse, delle partite schifose, delle partite mediocri, però e mi incavolavo come tutti, no? Però poi ho capito una cosa, che a un certo punto devi decidere: o vuoi vedere la Roma giocare tipo il Barcellona di Guardiola, oppure vuoi vedere la Roma che vince. A questo punto ti dico, me ne frega niente di come gioca, l'importante è che la Roma vinca. Però deve vincere. Se non fai nulla per poter vincere, è chiaro che rimani a bocca aperta, perché non è possibile. Ci sono delle partite che la Roma ha giocato malissimo e ha vinto. Sì. Allora, a quel punto a me non me ne frega niente. Cioè, è chiaro che preferisco vedere la Roma che gioca la partita come, che ne so, come Roma-Barcellona 3-0, è chiaro che certo, vorrei quello vedere, fuori no? Discussione, è normale. Normale, però a volte succede che non ingrani, non va e giochi, non giochi bene, ma giochi in maniera mediocre, però vinci. È vero. Da tifosa ti dico, preferisco quello piuttosto che vedere una Roma stellare e poi magari pareggiare. Sì, no. Sì, oppure vedere una Roma come quella di ieri sera del primo tempo, non ci sto, cioè non mi va nessuno né giù, non c'è nulla da fare, ho quelle immagini lì, il secondo tempo tanto di cappello, però se non si chiamava Lecce l'avversario voglio vedere come sarebbe andata a finire. Solo questa. Vabbè, è questa la prova, non ce l'abbiamo, quindi non lo possiamo sapere, però io ti posso dire che ho visto delle partite della Roma che la Roma ha giocato bene, ma bene bene, e le ha perse. È vero. E allora staremo a vedere. Gloria, sono costretto a dover chiudere perfetto. I tempi tecnici. Allora, noi poi riproveremo adesso a chiamare al volo Chiara Ivone se ci risponde. Se no, per il momento, Gloria, grazie del tuo intervento, della tua cortesia e disponibilità. Sempre Forza Roma, questa è fuori discussione. Sempre, andiamo a Empoli, certo. E dobbiamo essere la Roma, non quella vista ieri sera nel primo tempo. Speriamo che vada così. Gloria, grazie, buon proseguimento e buon fine settimana. Ci sentiamo, ciao Gloria, grazie, ciao. Abbiamo riagganciato Chiara Ivone, abbiamo provato tante volte, stavolta è la volta buona, però giustamente diceva se c'è Tommaso, c'è Tommaso, no Chiara? Certo, perché il bambino è il primo, viene prima di tutti. È vero, al volo, Empoli-Roma fiduciosa oppure aspettiamo prima di parlare? Io direi di aspettare prima di parlare, perché Empoli-Roma non dovrebbe essere tanto difficile, ma ragazzi sappiamo tanto come si possono rompere gli equilibri in poco tempo, e poi comunque il risultato di ieri non cambia, giustamente come dicevi te, la brutta figura abbiamo fatto contro la Juventus, che era una squadra che è prendibile al 100%, quindi perché come si è messa oggi la Juventus credo che sia peggio di noi. Sì, quindi, è vero. E poi la vittoria contro un Cagliari rimaneggiato è su calcio di rigore 1-0, grazie a quel rigore trasformato da Oliveira, se no tante altre cose non ci sono state neanche in quella partita. No, infatti io come ho scritto tempo fa, brutta ma balla, nel senso che alla fine il risultato c'è stato, però uno ha anche bisogno di vedere una squadra che gioca bene, che sia bella. Bella da vedere, bella che ti entusiasma e non che comunque ti annoi o comunque che ti faccia arrabbiare, questo perché sì, siamo tutti felici dei risultati, però tanto sappiamo che quel risultato non è fine a se stesso e non è costruttivo poi a lungo termine, quindi mi auguro che Empoli Roma sia comunque un salto di qualità,
Mi auguro. Speriamo che sia così. Chiara, noi ti lasciamo al tuo dovere fondamentale di mamma, ti mando un grande abbraccio, un saluto anche al tuo lui che seguiamo quasi quotidianamente sempre su una certa emittente e noi ci risentiamo la prossima settimana con la speranza che il collegamento vada meglio. Va bene, grazie, grazie a tutti. Un saluto a Gloria che poi sentirò in privato. Esatto, è Grazie, sempre grazie Forza a tutti. Roma, chiaramente, quello fuori Soprattutto discussione. buon lavoro e forza Roma sempre. Certo, Ciao grazie ragazzi. Chiara, buon pomeriggio, ciao. Grazie. Allora, lasciamo così Chiara al suo dovere di mamma, noi ci fermiamo e ci risentiamo con questa è la Roma. Grazie da Roberto De Angelis.